Allora, il film esce oggi, sì. Quindi c'è una certa emozione sul fatto. Che emozione, che... strizza ma... proprio, no? Emozione, vabbè, è strizzissima. Non volevo essere così. No, ma devi essere brutale. Oggi io lascio nelle mani del pubblico una roba che ho, alla quale ho cominciato a lavorare quasi 2 anni fa, che è stata oggetto di discussioni con i miei sceneggiatori, di litigate anche, abbiamo discusso. È ovvio che c'è una strana sensazione, cioè è un misto di grande gioia uscire stasera. Finalmente, e allo stesso tempo è una specie di strano lutto in cui tu il film non è più tuo, è del pubblico, come giusto che sia. Te ne distacchi, quindi, giustamente. Beh, stasera me lo vado a vedere da spettatore. Adesso sera, guarda, paghiamo il biglietto e ci andiamo a vedere in mezzo al pubblico pagante. Quarto film da regista, sceneggiatore, interprete, un po' te la canti e te la suoni. Come ti è venuta l'idea di coniugare tutte queste cose insieme? Cioè, il precariato è un po' un tema portante dei tuoi film, però ci hai infilato anche la morbosità dei social network, la voglia di apparire, l'utilizzo che noi facciamo, insomma, sia per le cose belle che per le cose alla fine un pochino più fastidiose, e anche la privacy, che insomma è una questione abbastanza importante. Ma sai che c'è, che il discorso è che la privacy, si parla spesso di privacy che viene violata. Adesso c'è, a volte noto a una specie di autoviolazione della privacy, sì. Cioè ci autovioliamo. Io vedo delle esposizioni e sovraesposizioni di corpi, di facce, di smorfie, di ammiccamenti. Adesso lo facciamo da soli, e quindi mi è venuta voglia di chiedermi questo confine, fino a dove lo stiamo spingendo. Ora, questo un po' è che quello che sta succedendo su tutti i social, quanto a volte sono diventati aggressivi, ma non, ma io non li condanno, anzi ognuno fa giusto, no, come no, vuole. Era un mondo che mi andava di raccontare, e quando abbiamo trovato questo soggetto, che è quanto costi, quanto costa la tua intimità, ed era un argomento fertile per una commedia, perché poi il film fa ridere tanto. Sì, c'è una frase che mi ha colpito molto, perché è una frase che sento dire tantissimo a Roma, ora non so se anche in Italia si dice, un po' sia per i figli, cioè tu intanto falli, poi un modo si trova. No, è una cosa che sembra un po' anacronistica, perché esatto. Secondo me questa è la nostra generazione, un po' la generazione degli ali. Ma anche, no, sì, da una parte dell'arrangiarsi era quello dei nostri genitori. Noi siamo un po' la generazione degli alibi, nel senso che pensiamo che per fare un passo importante come quello appunto del diventare genitori bisogna avere garantito il minimo consentito. Invece una volta non c'era tutto questo pensiero, questa sovrastruttura, anche queste aspettative che noi abbiamo nei confronti dei figli. Noi li mettiamo, neanche sono nati, già li vorremmo che parlano il mandarino, il cirillico, il turco. Cioè, mettere al mondo i figli ci vogliono 2 cose fondamentali: 2 genitori di qualsiasi sesso esso siano e l'amore, punto. Poi adesso veramente in qualche modo si fa. Invece, parlando del cast, tu hai detto che hai scritto insomma alcuni ruoli pensando già agli attori. Sì. E Anna come l'hai scelta? Cioè, come l'hai pensata? Vedendola lavorare, anche se non avevo in testa il soggetto, io l'avevo già detto che mi sarebbe piaciuto fare un film insieme, come proprio come coppia, noi. Quando è nata l'idea, gliel'ho subito raccontata, resa partecipe delle varie stesure del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, al di là del talento come attrice, persona, non solo attrice, molto propositiva. Io non voglio dirigere attori che fanno quello che gli dico io, voglio accogliere. Uno scambio. Sì. E la scelta di farla diventare milanese, o comunque sia di ambientare il film a Milano, è per una scelta insomma tua registica, oppure semplicemente la scelta di ambientarlo a Milano è nata inizialmente proprio da un consiglio di Carlo Verdone: cerca di un pubblico fuori, vai a vedere con i tuoi occhi altri posti che conosci meno. Quindi ho detto: qual è la città italiana che somiglia di più a una grande capitale europea? Ed era Milano. Il motivo per cui Anna fa la milanese, intanto perché lei è ovvio, ha una predisposizione per i dialetti, ma non basta, è un'attrice che studia tantissimo, e io ho una passione per le performance attoriali, e questo è un ruolo rischiosissimo, perché farlo in un dialetto non tuo milanese è difficile, uno studio del look, non è un lavoro artigianale. A me è che è la cosa del ruolo regista che mi piace di più fare, questo costruire il personaggio, è proprio la cosa che mi eccita di più. Quindi che regista è lui? Dunque, nella fase di creazione è un regista, poi invece sul set è un'altra persona ancora, perché prima appunto è accogliente, è estremamente concentrato, è molto poco simpatico, mi viene da dire, ma sono felice di questo, ce lo siamo detto anche con Rocco. Deve essere sfatato il mito del set in cui ci si diverte, in cui ci siamo divertiti. Io sul set voglio fare delle cose belle, quindi a volte io preferisco un set molto serio, come anche quello di Edoardo, dove si lavora e si macina, però c'è comunque una, fluiscono idee, c'è un grande scambio, per cui lui è un regista estremamente concentrato, molto presente.
gente, chiede anche agli altri un confronto, però ti dirige benissimo, maniacalmente, a me mi ha anche corretto delle piccole sfumature, amo essere contraddetta, amo qualcuno che è proprio anche a fondo, mi piace proprio, mi piace, tipo, vai, sbagliamo tutto, rifacciamo così, perché io sto a servizio del regista, quanto più è distante da me il personaggio più godo. Io ho pensato che per le mie storie, soprattutto per i personaggi femminili, con Anna c'è ovviamente una sintonia di lavoro particolare, per cui è vero che il nostro divertimento è cercare di fare le cose con profondità. Pure quando cambiano punto macchina, mi cacchio, perché so che adesso c'è un'ora per spostare le luci, lo so che fa parte del nostro lavoro, però io reciterei tutto il giorno. Tipo Wonder Woman, donna. Sì, è bello. No, mi piace, ce lo dico sempre, a me lavorare è la cosa più bella del mondo. Ma sai che c'è, guarda, io dico pure con grande onestà, questa roba ce la siamo conquistata pian piano, con grande fatica, e adesso quindi c'è questa roba bella che già andare sul set la mattina, poter fare il mestiere che ti sei sudato, che è già quella una roba che, alla quale, non so come dire, devi proprio portare rispetto, perché poi è il pubblico che si deve divertire, noi dobbiamo lavorare. Quindi facciamo un saluto, magari invitiamoli. La cosa che ci teniamo è che è una cosa bella, perché il cinema, a differenza di quanto uno possa credere, vive anche del passaparola, così come il teatro, insomma l'arte in genere. Venite a rispondere alla domanda che io faccio nel film. 250.000 euro per fare un video intimo e metto in rete, se voi lo fareste. Allora, e da qui partiamo con la seconda intervista. Allora, il vostro nome? Edoardo. Anna. L'ultimo film che avete visto al cinema? Indivisibili. Ah no, Che vuoi che sia? Che dico? L'ho visto lunedì. Che vuoi che sia? Allora, la trama di Che vuoi che sia in 8 secondi. È la storia di due ragazzi che non hanno una lira e che decidono di fare un video... No, non è vero, non lo so. La storia di due ragazzi che non hanno una lira e che lanciano una provocazione al web: se ci date 20.000 euro per realizzare la nostra app, facciamo un porno e lo mettiamo in rete. Tic, condivido. E perché il pubblico dovrebbe andare a vederlo? Me lo chiedo pure io. Ma perché è una commedia? Perché si toccano temi importanti come la precarietà, come l'intimità, come la perdita della propria identità, e lo si fa ridendo. Senti Edoardo, perché hai scelto Anna Foglietta? Era l'attrice perfetta per fare questo ruolo. E tu perché hai scelto di recitare per lui? Non ha paura, molto bravo a parlare di temi di grandissima attualità. Anna, qual è un vizio di Edoardo? È terribilmente ritardatario. E un vizio di Anna? Parla molto veloce nelle interviste. Quale progetto finanzieresti con un crowdfunding? Ho donato dei soldi per questo crowdfunding del figlio di Gianluca Nicoletti, Tommy, che ha avuto l'idea di appunto lanciare quest'asta per farsi finanziare il suo primo film, ed è un film che verrà realizzato interamente con la troupe di ragazzi autistici. Io realizzerei quello che racconto nel film. Io nel film abbiamo inventato un'app che è quella per la quale chiedi soldi, sia Lavoro Advisor, che e mi piacerebbe realizzare quella, ma non lo farò. Avete mai avuto una sorta di attrazione per l'altra? Attrazione professionale? È proprio un uomo fantastico, per cui insomma sì, cioè ti voglio bene. Anch'io. Che prezzo date alla vostra intimità? Io lo dico, 8 euro. E penso il biglietto del giovedì. Penso che l'unica cosa che non possa essere messa resa pubblica è la propria intimità, poi tutto il resto. Bene, allora ora facciamo un gioco, vediamo quanto siete esperti. Esistono delle categorie porno, quindi io vi dirò la categoria e voi mi date una parola alla quale insomma associate. Quindi se io vi dico tipo categoria vintage. Molto grandi, grandissimi. Sono quelli come noi, vintage. Cioè, sono più grandi, vintage. No, secondo me sono di quelli oltre 60 anni. No, quelli sono... Gli old. Salm, no. Salm. Come? Posso chiedere aiuto da casa? Scusa, vintage, quanti anni hai? Oltre 60. Quindi Sean Connery è vintage. E MILF? Vabbè, MILF sono io. E invece cosplay? L'abbiamo scoperto, è Sailor Moon, Superman, Batman, Troy. E Troy. Su Troy chiuderei. Attenzione su Troy. Brad, ma tutti. Quanto sei Troy? Quale categoria rientra quindi secondo voi il vostro filmino? Io penso che devi andare al cinema per capirlo. Amateur. Grande amateur. Allora, per 250.000 euro andreste a letto con Donald Trump? Che? Per? Molti di più. E con Angela Merkel? Vabbè. Angela Merkel. Per entrambi. Cosa Angela Merkel? Ma che cosa stai dicendo? Ma qui entriamo nel feticismo più totale. Non posso dire cosa sto pensando. Io a letto con la Merkel. No. Andreste al Grande Fratello VIP per 250.000 euro? 50.000 euro. No. Vi salutiamo e vi invitiamo al cinema. Andate al cinema. Buona a tu. Abbiamo appena superato i 200.000 euro. Grazie mille ad Edoardo Leo e ad Anna Foglietta per essere stati qui con noi a Screen Week. Mi raccomando, andate al cinema a vedere Che vuoi che sia. Ciao. Ciao.